Salve a tutti ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quello che vedete alle mie spalle è l'antico e misterioso tempio di Budibudur. Siamo, come avrete capito, nell'isola di Giava, il tempio misterioso che è scomparso dalla memoria dell'umanità perché celato per intere generazioni sotto le ceneri del vulcano. Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo sul tempio Borobudur, un tempio bellissimo, antichissimo, che la sua storia andò smarrita per tantissime generazioni, non se ne seppe nulla. Tempio scomparso sotto le ceneri di un vulcano dopo una eruzione nefasta. Come avrete capito, siamo nell'isola di Giava. L'isola di Giava, questo stato, l'Indonesia, presenta ben 150 vulcani e questo tempio è un tempio bellissimo di forma piramidale. Sono giunto fino a qui per chiedere l'intercessione degli dei affinché si adoperino nel riportare uno status di democrazia in Italia. Chiedo quindi agli dei del tempio di manifestare tutta la loro irruenza e punire in maniera pesante i politici che nella realtà si sono dimostrati dei malfattori della politica, non rappresentando il popolo italiano. La mia preghiera è rivolta agli dei del tempio, un tempio bellissimo, molto particolare, tutto scolpito in roccia, e adesso sono sulla sommità, mi porterò nelle campane, nella zona delle campane, dove è racchiuso lo spirito degli dei, e chiederò a uno di questi dei di liberarsi dalla campana e ad andare a colpire pesantemente gli impostori della politica. Spirito del tempio, liberati, esci dalla campana, ti offrirò delle gocce del mio sangue per risvegliarti. Tre gocce di sangue, spirito, esci dalla campana, spirito del tempio, esci e vai a colpire gli impostori della politica, i malfattori che in Italia assediano la popolazione e la fanno soffrire. Spirito, tu sei la nostra salvezza. Hom. Hom. Ok ragazzi, ho liberato lo spirito devastatore, questa campana contiene lo spirito dei dei guerrieri, è uno spirito spietato ed eliminerà in modo incruento e nefasto tutti gli impostori della politica italiana. Ho dovuto aspettare questo momento perché in questo momento il sole è esattamente allo zenith, sopra la campana, vedete non c'è ombra, abbiamo il sole, non posso puntare la telecamera, però come potete vedere non abbiamo le ombre, nel tempio non ci sono ombre perché è esattamente lo zenith, non punto l'obiettivo al sole in alto perché distruggerei l'obiettivo, è potentissimo il sole, e abbiamo liberato lo spirito del tempio, eccolo qui dentro. Qui dentro vi sono le sue sembianze, siamo riusciti a liberarlo. Ok ragazzi, cari amici del web, unite la vostra preghiera alla mia e vedrete che questa operazione spirituale avrà un grandissimo effetto. Ciao a tutti.